your crown, not off your throne. It's the price you pay. I wanna see your face as you watch your world fall apart at the seams. I know all your secrets. I know all your lies. You should know what goes around comes around. You get what you came for. This time you've gone too far. I think you should know. Ancora un paio di minuti e poi cominciamo. Mi raccomando, cos'è questa musica così aggressiva? Vabbè, Natale, Natale. Dai, su, su, ancora un po', ancora un po' e poi cominciamo con Rocchetto Licco. We'll be right back.
perfetto, così si può partire con la sigla. Dai, ecco. Buongiornissimo caffè, buongiornissimo anche a voi, buongiornissimo Discord. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno. Come va? Come va? Spero tutto bene. Sì, Jurassic. Ce l'avevo, sono 10 minuti che ce l'avevo pronto il Jurassic Kuma, renditi conto. Non vedevo l'ora, guarda, non vedevo l'ora. Dai, eh. Perfetto, io nel frattempo che partiva la live, ho fatto la macchina. Ho provato ad abbozzare una macchina in stile assolutamente natalizio, perché oggi stamattina giochiamo a Rocket League. Guarda, mi tolgo il cappuccio, così non sembro uno scappato di casa. Che freddo, ok. Quindi io direi di, con il nostro Pedro Peña là sotto, di cambiare, cambiare direttamente la schermata e giocare. Yeah. Allora, una cosa che devo fare, aspetta, lo faccio adesso perché ogni volta mi dimentico. Oppla là, ok. Quante transizioni che abbiamo visto, wow. Ok. Allora, con noi oggi il signor Revolver. È incredibile. È incredibile. Tanto ammirate le mie due auto. Questa è la versione natalizia 1, ovvero la rossa, che mi confonderò tantissimo. E l'altra, oppla, non riesco. Non mi cambia. Oddio, sembra la macchina degli snorchi, una cosa del genere. E l'altra è questa. Fabri92RL. Prima volta che entro in questo canale Twitch, addirittura la sigla. Quanta professionalità. Faber92R, hai visto? Hai visto? Vabbè, ogni tanto un po' di professionalità. Ciao Faber, allora. Troppa professionalità, troppa. RL sta per Rocket League, quindi ti piace Rocket League? Vuoi venire a giocare con noi? Ti aggrada? Sono abbastanza professionale, ma sì, ma la qualità ci ha rotto il cazzo. Facciamo le cose come sappi vogliamo. Abbiamo qualcosa che gli altri canali non ti danno. Ma un attimo che me la faccio venire in mente e te la dico. Ah, okay. Ok. Secondo me il velcro. Se vuoi venire a giocare con noi, io ti do il mio Steam, che è qua. Bam. Una cosa film e mi aggrego subito. Ok, ok. Nella chat, come puoi vedere, ho messo il mio account Steam e il mio Battle.net. Nel caso uno volesse chiederti una cosa, posso chiedervi una cosa? Certo. Allora, ho avviato adesso Overwatch. E mi dà 10 FPS. Che cazzo sta succedendo? È l'aggiornamento dei pro. Cioè, se riesci a giocare a 10 FPS vuol dire che sei pro. Esatto. Ma no, ma ho provato in zona di addestramento, mi sta venendo a vomitare. Nel senso, sembra di navigare su. Non so da cosa dipenda, sinceramente. Cioè, purtroppo ieri funzionava bene anche. Non so come mai da questa cosa, non so come mai. Purtroppo sono da cellulare perché sto fuori casa, altrimenti vi avrei fatto compagnia volentieri. Ma figurati, allora, va benissimo. Guarda, questo canale porta Rocket League, porta tanti altri giochi oltre a Rocket League. In questi giorni porteremo più Rocket League perché con l'aggiornamento natalizio c'è bisogno. Poi il signor Revolver che gioca con noi l'ha comprato ieri Rocket League apposta per giocarcelo tutto ma insieme. Ma si sa giocare benissimo. Vabbè, fa niente. Quindi se vuoi, guarda, non so neanche se hai già messo il follow perché non mi è arrivato probabilmente la notifica in caso, ma qui sei ben accetto anche per giocare con noi. Il grande amore. Non trovo il mondo. Ho Cristina D'Avena in concerto, sempre lei. No! Ok, Revolver, questa modalità non l'hai fatta ieri, mi sa, è la modalità rissa. La modalità rissa ti permette di avere dei power-up in giro per la mappa, e col tasto L3... E basta parlare, spot di Spotify di merda, fammi finire un discorso! Cristo! E passa premium! È che non sa che stai giocando a Rocket League. No, la facevo finire la signorina rompicoglione. Dicevo che... Ma io questi power up come li prendo? Mamma mia! Ok. Yes! Ciao Dante! Tempo. Io sono un giocatore competitivo di Rocket League, per cui mi fa soltanto che piacere. Perfetto. Io competitivo lo sono quando giochio con col signor Kumino offline. In live cerco di non portare troppa ranked. Anche se lo faremo, quando Revolver anche avrà il suo
avrà preso dimestichezza con il gioco, faremo anche Ranked. Tanto signor Revolver non gli fanno schifo le Ranked, lo so. No, no, le Ranked mi piacciono, solo che prima devo conoscere bene il gioco, ovviamente. Ulla. Allora, qui non conoscendo i power up, provali un po' e poi capirai da solo un po' le loro utilità. Se io faccio questo, ah ok. Congeli, bravo. Bene. Nessuno sa cosa fare. Scusatemi, io insisto su questa cosa solo perché... sulla questione strano, FPS, tutto... prova... io non vorrei dirti reinstalla il gioco, però è uno ho di riavviato quelle... il computer. Ho riavvia, sì. Però non funziona. Aspetta, hai aggiornato i driver? Di Nvidia? No. Ecco, fallo. Come faccio? In basso destra? Sì, o GeForce, devi aprire GeForce. Pannello controllo Nvidia? Sì, proprio puoi installare qualche aggiornamento. Vedi se c'è qualche aggiornamento più che altro. Ce la farò a leggervi in chat. Allora, perché c'è Dante che scriveva tanto tempo, un'oretta, eppure la scimmia dei Sims diventa più forte di te. Carino. Ah, ok, però. Ottimo. Dante è sempre così gentile. Sì. Però guarda un po' cosa ti fa il pro. No, niente, non ti fa un cazzo. Ah! No! Dovevo prenderla di lato, non ci sono riuscito perché sono un cretino. Poi io sto giocando come se non fossimo tre Tarissa. No. Troppo lontano. Avevo il pugno, ma credo che la spinga in avanti. Ero sicurissimo che entrasse. Sicurissimo. E quindi Faber 92 è un pro di Rocket League. Io pensavo fossi Fabri. Ti spiego perché c'è un Fabri da noi che ha lo stesso nickname, solo che è Fabri, non Faber. E ho detto, ma perché si è messo davanti la scritta Rocket League? Lui neanche ci gioca a Rocket League. E poi ho capito che non era lui. Allora, sono un po' rimasto strano da tutto ciò. Mi verrebbe in mente, leggendo il nick, che forse è un appassionato di De André. O magari sei il suo nome. Sì, sì, qualcuno in famiglia è appassionato di De André. O di matite della Faber-Castell. Sì, o quello. Per più belle le mani. Scusatemi, come fare a installare poi il driver? Ditemelo anche solo in messaggio privato. Perché... Ok, no, devi aprire Nvidia GeForce e cercare driver controllo contenuti. Guarda, lo facciamo bene dopo la live, Lore, piuttosto. Facciamo così perché sennò è un casino oggi. Fra live e tutto, aiutarti mi viene un po' difficile. Ma poi se in chat hanno qualcuno... vedi, disinstalla e riaggiorna i drivers. Se persiste il problema degli FPS, io lo faccio sempre così. Sì, installa e reinstalla i driver piuttosto. Non so come arrivarci ai driver, solo quello, sono un bananone su queste cose. Devi aprire... GeForce Experience, praticamente. C'è una tab che si chiama proprio drivers. Niente, ci clicchi di sopra, vedi se c'è qualche aggiornamento. Oddio. Intanto stiamo perdendo malissimo, vabbè, la prima partita. Ok, film, avevi ragioni te su Faber. A scuola lui fa di cognome Fabri e... la scuola lo chiamavano Faber Castell. Hai visto? Oh, madonna, veramente? Sì. L'ho beccata. Io avevo pensato a qualcosa di molto più romantico. Io l'ho beccata un po' più ignorante perché io sono ignorante. Faber Castell, vedi, madonna, oddio, mi vengono i brividi io quanto sono... Oddio, no, è perché fa anche freddo. Vediamo di recuperare questi altri due gol, dai. Oh, sto giocando bene però io, non è che ci si possiamo lamentare, No, mi hanno calciato via. Sì, è un power up. Questa modalità è molto carina, soprattutto... urca. Se io facessi questo, per esempio? Non serve un cazzo. Così fatto così mi sa che non è servita molto. Ma se facessi questo... BOOM! Mamma mia! Guarda cosa ho combinato, Oh! Ma lo puoi direzionare oppure... No. Infatti ho saltato apposta. Ho saltato apposta per cercare di far andare più dritto possibile. Oh. Allora, sono più le volte che non... Ah, ok, questo è il calcio quello di prima. Aia! Fatto male, mi ha fatto. Mamma mia!
Ah, oh, raga, questo è il calcio spettacolo. Il classe non è vino. Guarda, guarda, guarda. Ah, i due gol siamo riusciti a recuperarli. Difesa. Sì, però dobbiamo anche far gol, dai. Metto in mezzo. No. Ma non la devo dire quando la metto in mezzo, che non ci riesco quando lo dico. È tornato. Tornato. Oh, cavolo, per poco. Sa che abbiamo utilizzato lo stesso power up, io e il tizio. No. Oddio. Teletrasporto. Boom. Ah. No. Ventosa, davanti alla porta. Dov'è il capitano Ventosa? Merda. Scusate. Ok, 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 stiamo pushando. Si pusha, si pusha. Qua nessuno scilava. Ci pusha tutti. Uno? No, 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 così no, eh. Ah, ecco, ah, ecco. Il nostro collega si sta inalberando con la difesa. Sì, qualcuno deve stare in porta più che altro. Oh, grazie per il follow, chiunque tu sia. Magari Faber, probabile. Vediamo, adesso lo vediamo. No! Aspetta, non mi avvisa Twitch. Sì, Faber ci ha scritto. Sì, è Faber. Grande, grande Faber, grande, grazie. Perché scrive, ci ha scritto in chat, lascio il follow sulla fiducia, ma adesso devo staccare, alla prossima. Oh, 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 cosa ho fatto? Grazie Faber. Grazie, dai, alla prossima. Spero tu ti sia visto questo gol della Madonna. Non so se qualcuno l'ha notato. Guardate, guardate la bellezza. Oh, una perla di rara finezza. Ah. Dai, sulla fiducia allora hai fatto bene, te lo dico io. Te lo dico. Fidate, fidate. Ok, andiamo nel menu così non ci fa rifare la modalità rissa. Cerchiamo di fare una modalità. Vabbè, ti è piaciuta questa modalità? Sì, abbastanza. Chi è con noi? Indovino. Ah, Doc! Oddio, scusa, penso. No, è vero, che cretino, è vero, stai giocando con noi. No, ti giuro, pensavo non avessi accettato più la partita. No, l'ho accettata dopo. Dopo che inizia la partita. Ah, corso, ecco, vedi che allora. Ah, ok. Ok. Guarda, no, ti dirò la verità. A prescindere dalla modalità, al momento il mio problema principale è che non riesco a colpire la palla. Tutta abitudine, salto e poi colpisci di solito. Ti devi abituare. Vabbè, giochi da quanto hai? Un'ora di gioco, dai. Ieri. Ci sta. Approssimativamente. Ci sta. No, madonna. Raga, cioè, non so se vi siete resi conto, ma che partita abbiamo fatto? Perdevamo 4-1. Hai fatto dei gol molto fighi. Ma vabbè, adesso. Mi cadono poi le braccia, un casino. Lore, sei riuscito a risolvere? Voodoo? No. Ah, stai laggando. Oh, occhio che stai laggando, eh. Sto laggando. Non vorrei che sia perché sta scaricando gli aggiornamenti. Sì, porca miseria. Io non mi ricordo che stava iniziando. Che era iniziata già la partita. Scusate. Oddio. Ma perché io ho la rissa? Ah, perché avevo messo rissa. Giustamente. Oddio. Vabbè, dai. L'importante è che. Qualcuno sto giocando bene. Sto giocando bene, quindi questa è la live giusta per giocare bene, dai. No. No. Tu hai preso il macchinone per fare lo spesso, eh? Esatto. È proprio camionista. Oddio! Mamma mia, te l'ho passata! Te l'ho passata! Oh, 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 oh. Ah, Dante che dice che poi lasci i piedi diventa più forte di me. Ah, Dante, oggi sono in forma. Ho saltato tutti, ho saltato. Dai, Doc. No! Sì, sì, io sono Mister 10 punti, perché faccio sempre palla allontanata a 10. Cazzaro, l'ho sbagliato. Puttanata. Ops.
Oh, scusate. Avevo power up, mi sono tenuto addosso. No, questa è la... questa è dentro. Questa è dentro, questa è dentro. Vabbè. Io mi preoccuperei a mettere i piedi fuori casa a posto tuo. Ah, sai cos'è la cosa bella? Che Dante viene a Torino verso Capodanno, quindi... Poi ci dobbiamo incontrare Dante, Poi voglio vedere se fa il furbo davanti a me. Che bello. No! No, ho sbagliato. Madonna! Madonna! Ma è la mia impressione, sento la voce di Kuma in lontananza. Aspetta. Sì, ormai... Oramai Kuma è un pallino, un chiodo era fisso. Era mio padre. Era... perché in realtà... Film, il padre di Kuma è il padre di Kuma. Oramai è ufficiale, va bene. Sì. Quando soffia il vento mi sembra di sentire... Sento la sua dolce e leggiadra voce, Kuma. Hola. Tu fai... Hola. No, Doc! Fatto la cazzata? No! No! Manco più di tanto, mamma dai, mia! Manco più di tanto. Ma poi l'ho fatta io. Perché l'ho utilizzata troppo. No, no, brutto. Brutto, sì. Hai già capito che quella è una delle più sgrave, vero? Sì. Però forse sono riuscito a staccare. Guarda che è ancora lì. Ancora lì. Tieni un po' di mettila un po' più al centro, dandogli un bel regal cazzotto. Ah. No. Mi è passato davanti. Oh no, perché? No, avevo ancora il coso! Aveva ancora la calamita! Volevo allontanarla, ma avevo la calamita! No! Io ti rovino la vita e ti faccio cacciare da Torino! La Madonna! Comunque lo dico a Latte quando vengo, se vuoi vedermi per forza chiedi a lui, se non le... Incocciamo in giro bene, altrimenti Nisba. Oh, ok, ottimo, quindi deve essere un incontro fortunato, ok. Che fortunato più o meno. Dipende dai punti di vista, penso. Oh, in quel caso. No! Cavolo, sembrava indirizzata da Dio. Oh no. Ops. Mi è venuto lui addosso. Vabbè, la Madonna. Ma la Madonna, non tutti i power up della Madonna. I cuoricini. Va bene, Dante. Va bene. Non ti salvi con un cuoricino. Dai! No! L'ho posizionata troppo male! No! Cosa è successo? Poi riusciremo a fare anche una partita che non sia rissa, eh? No! Non fatti i cazzi tua. Un me ne fut niente di sti comandi a merda. Vabbè. Dante, ma la mattina una sechina, no? Per rilassarsi. Va sempre bene. Ma lo dico perché. Guarda come sono rilassato io. No, ma perché. E questo di me. No. Brutto proprio. No. Tutto rego, me ne frego. Ah, pensavo di farcela, ma troppo forte. Due gol, non lo so a sto giro se riusciamo a recuperarli così. Ho fatto partire gli aculei a cavolo, porca miseria. Aculeo! Mm.
Maledetta la vita. Gne. Ma dai! Ma... No. Spero non siate stati voi a mettere il ghiaccio. No, io avevo il pugno. Ok, ok. Senza braccio. Allora. No. Niente. Andata. Vabbè. Perché farmi una sega quando io non sono uno sfigato come te e scopo direttamente con la mia tipa? Madonna, oh, Dante. Ma cosa siamo arrivati? In quinta elementare? Ma per caso vai a scrivere viva la figa sui muri? Ma fammi capire. Allora, andiamo al menu principale. Mamma mia, un ragazzo. È colpa mia Dante. Di quella cazzo di barba. Madonna. Madonna, Dante. Allora devi pigliarti una camomilla perché la mattina, ragazzo mio, sei troppo energico. Allora, veramente euforico. 121. Io la tolgo per il momento la rissa. Okay. Ah, devi uscire, Doc. Dovete uscire tutti e due. Oddio, sì, subito. Cazzo. Da dove? Dal gruppo? Eh sì, no, dalla partita. Abbandona la partita. Ah, io sono già fuori. Ah, è Doc, devo uscire. Ok, allora sì, ero io che sono dentro. Ho tolto rissa così non la becchiamo. Potrebbe capitare perché l'ho messa per l'evento natalizio. Ok. Quindi, modalità ok. Vabbè, l'hai scritto in chat, ma non vedo niente. Dai. Bella questa. Anche perché qualche bella cosa di natalizio la voglio fare. Sì. Viva Kuma, tra l'altro. Che è molto meglio viva la figa, sinceramente. Io... Ecco. Che noi, abbiamo Kuma. Che schifo la figa, viva Kuma. Kuma meglio. Evoco una divinità in generale. SpongeBob al massimo puoi evocare. Beh, lui è una divinità. Aspetta, oh, c'è qualcosa che non va. Ah, no, è normale questa, non è rissa. Ma te lo volevo dire perché probabilmente pensavi... No, no, l'avevo intuito, è solo che ero convinto di essere blu, invece siamo gli arancioni. Ok. Ah, e poi dopo ti do un trucchetto, perché dovresti essere... L'occhio si dovrebbe essere abituato, secondo me, alla telecamera. Sì. Dove devi cambiare alcune impostazioni e vedrai che il gioco sarà ancora meglio. Non te l'ho fatto fare da subito telecamera. Perché l'occhio si deve abituare al gioco originale. Più che alla telecamera, ha l'inquadratura. Poi magari... Tu sei uno di quelli che non gli fa piacere questo stile, però. Io da quando ho messo questo tipo di inquadratura. Scusami. No. Scusatemi, ma la gente non capisce un cazzo a casa mia. Punti e palla allontanata. Ok, la politica okay. Di piccoli passi. No, non ho okay. Boost. Non posso portare la spesa senza boost. Allora, giustamente. Oh! Non entra. Niente. Non c'ero. Andiamo. 20 punti, No, vabbè, ma se l'hai trovata davanti. Non ci posso. No, andare. Quasi. Credo, l'ho mancato. Baralush! Dante, fai come dice, te lo suggerisco anche io per esperienza personale. Dai, ti fai dire le cose dalla gente nuova. Ciao, Baralush. Ecco, già mi stai simpaticissimo. Non prendo ordini da mia madre, devo prendere da lui. Gli depilo la barba col machete se ci provo. Comunque, ricordiamo tutti i nuovi, perché Dante non vuole capire questa cosa. Che sta scherzando e la gente poi pensa che lui sia serio. Se non lo capisce, mi toccherà poi fare qualcosa. Capito, Dante? Mi cerca di far capire che stai scherzando. Perché c'è tanta gente nuova che non mi conosce e non ti conosce, quindi. Porca miseria, ho sbagliato.
Oh, Nardux che sfrutta i suoi suoni. I suoi suoni premium, perché lui da ieri è subscriber, quindi può sfruttare i suoi suoni premium. E tra l'altro ho parlato col signor Cumino e a giorni arriveranno i suoni natalizi, quindi quei suoni natalizi saranno disponibili per tutti fino a dopo Natale, e poi diventeranno solo only subscriber, perché sono quelli degli eventi, sono eventi e anche 30, dipende. No, film. Un pochino no. Sì, un pochino. Per cortesia, potete lasciare questa live tranquillamente, ce ne saranno miliardi. No! No. Oddio. Ma aspetta, chi è che sta scherzando? E meno male che non ti conosce. Non sei... Sei il boss di sta cippa però, un pochino. Grazie per il follow, Balalush, grazie mille. Boss delle torte. Oh, che belli i suoni di Kuma di Halloween, veramente. Nardux è il primo che li sta sfruttando per bene. Poi spiegheremo anche ai nuovi perché questi suoni sono in reverse. Dice, ma cosa succede? Perché sento suoni assurdi? E poi chi è questo Kuma? Kuma... Kuma è tutto e niente. Kuma è amore. Kuma è felicità. Porca miseria. Ok, pensavo la tirasse. Ok. Scusate se mi vedete correre da una parte all'altra del campo. Vorrei stare un po' più fermo, però sento che devo fare un po' avanti e indietro. Lo sento nell'aria. Altri 20 punti, mannaggia la miseria. No. Dio. Oh, meno male che sono scemi. 20 okay. Punti per me, altri. Adesso mi leggo, adesso vita. Mi leggo, Altri 20 punti per me. Ma dai, ma è sempre lì il bastardo. Mi cappotto pure. Perché fa freddo. Oddio! Oh, quasi, vabbè, dai. Ero quasi riuscito. Questa sarebbe stata una tag action da Balalush, scrivetelo, link io, YouPorn ci veda solo. Però Balalush, mi cadi sul YouPorn, perché YouPorn ormai è vecchio, è antico. Ormai non è più usato, cioè c'è di meglio, cioè. Kuma uguale life. Kuma uguale tutto, anche YouPorn, Kuma. Kuma uguale anche YouPorn. Un pizzico di Yupo. Oh, un pizzico di Kuma. Perché se ci fosse più Kuma su YouPorn, probabilmente. Beh, c'è la categoria Bear in qualche modo, quindi. Sì, Ursula. La categoria. Ecco. Poi però valla a scrivere, come la trovo? Quello è il grandissimo problema. Bella questa vagina. Ok. Buonanima di Kuma. Buonanima. Vabbè, perché a quest'ora dorme come se fosse morto, quindi. In letargo. Sì. È il periodo suo, è letargo. Sì. Comunque ho fatto due parate che buffon, levate e tagliate le mani. Taglia la tela, è quello, Taglia la tela. Chi è che io ho appena intralciato? Film. Sì. Allora, ricordiamo che Revolver ha comprato il gioco da ieri, quindi ovviamente deve prendere dimestichezza, però se non se la sta. Però gioca anche molto meglio di me, quindi va bene. Allora, Revolver è sgravo di suo. Dovete vederlo giocare a Tekken con Dragunov, lì dà il meglio di sé, purtroppo. Purtroppo, basta. Allora, posso chiedervi solo due informazioni di servizio e poi smetti di rompere certo. Le palle? Giuro. Il driver, la versione del driver deve essere uguale o può essere la più recente? Uguale a cosa? E poi infatti uguale okay. A un io tavolo. Su dettagli, versione del driver ho la 375.73. Deve essere la più recente. Se non è la più recente ti incasina la vita. Ok, quindi vado su... Se tu vai Nvidia, su sul sito Nvidia ti trova il driver più recente, sì. Che io probabilmente dovrò fare anch'io perché anch'io non sono riuscito ad ancora... Accetta e scarica. A posto. Ok.
Grazie, scusate. Prego, ritorniamo pure su Rocket League. Consigli per gli acquisti. Ok. I conigli per gli acquisti. Anche volendo. No! No, volevo farcela. Una volta che dico la puttanata, avevo preso gol alla mia unica puttanata della partita. Sì, lo so, li conosco un po' tutti, ma per certa gente è meglio il 20. È vero, è vero. Il fascino, ma sai che ora non so perché stiamo parlando di Kuma. Di City Porn. Ah, ok. Però credo che YouPorn abbia iniziato il suo fallimento quando voleva far pagare per guardare i porno nel 2000, non so quando è stato, però tipo adesso. Oh, mani, chi, cosa, quando, perché, cosa? IM the boss, go buy the bread. Ma Dante, grazie Dante per, non vedo un euro, grazie. Madonna, vedete che Dante scherza, perché se fosse serio sarebbe scemo, perché insulto uno e poi lo paga. Fortunatamente non è così, grazie Dante, sei un tesoro, quando vieni qui ti limono tutto. Ciao amico, molto carino. È tre live che dico che dobbiamo parlare di quando Voodoo ha incontrato tre trans al sushi. E io ero con lui e ho agevolato questa cosa comunque. L'incontro dei è stato a me, non mi hanno caccato, quindi. E lui, quello carino era lui. Ve la racconterò quando non perdiamo 8-0. O quando perdiamo 8-0. Live, quindi potrebbe volerci 25 live. Sì. E si fa il racconto. No. Ok, posso iniziare a raccontare da adesso che siamo a tre. Allora, no, fondamentalmente eravamo a un sushi molto buono di Torino, se siete di Torino, di zona Cataraja, Piazza Carducci. Ho detto tutto. Non mi pagano. Ma mi farò pagare per tutto ciò. E, anche perché ci vado a Capodanno, quindi poi ci parlo con Enza. E niente, cos'è successo? Che eravamo lì, scialli, questo fa gol senza che ormai chiude gli occhi e fa gol. Madonna. Eravamo lì scialli si avvicinano, erano al tavolo vicino, si alzano per pagare, si avvicinano tre omoni trans, di cui tutte e tre di colore. Secondo me non erano tutte e tre trans, no, non erano tutti e tre di colore. Ragazzi. Non lo so, forse due sicuro. Sì, una era Mora, l'altra era proprio della scuretta. Sì, e tra l'altro io una solo ho visto di faccia. Quella credo dell'est, perché c'era anche l'amicona dell'est. Ma era ma è dell'est, ma nera? No. Ah, ok. No, perché io ti giuro, io le ho viste solo una. Cristo. Ma che cacchio. Ne ho vista solo una di faccia, le altre erano tutte di spalla. Comunque, tanto ormai la partita è andata un po' a puttana, dicevo, tanto che siamo in argomento. E niente, si avvicinano, guardano me, hanno detto vabbè, questo neanche ci proviamo. C'era un altro nostro amico Latte e neanche lui gli hanno detto chissà che, forse lui un po' gli è dispiaciuto. Ho detto vabbè, ma anche a me è un po' dispiaciuto che non mi abbiano cagato. Arrivano da Voodoo. Ma guarda, sai che hanno sistemato anche voi. Sì, con la... Vabbè. Visto che c'erano pure in mezzo. Allora, diciamo con la magica del gruppo, diciamo così, va. Per definire un po' la situazione. E niente, cosa succede? Che arriva, va da Voodoo, questo omone, perché comunque era transissimo. Gli dice, ma sai che sei un ragazzo carino? Proprio così, con questo accento molto brasileiro. Ti voglio presentare mio amico. Ti volevo presentare a me, amica, mia amica, sai che fa? E poi faceva il gesto del... come dire, cos'è? Mangia bene, ed è bocca buona, fammi capire. Esatto, il gesto mangia bene, non si dice cosa, ma mangia bene. Esatto. Bobustai, ora dire. Oddio! Bobustai. Ma no, ma cosa? Il primo gol di Revolver non è arrivato. Tutti. Verrà posticipato il gol di Revolver. Intanto sarà importante non cercare di fargli segnare. Mai sta andando tutta a puttana questa partita. E lei cercava di appioppare la sua amica dicendo, no, perché lei fa brave, bene cose. Mia amica 18, no, in realtà non 18, però più o meno 18, più o meno. Fa capire che non era proprio un maggiorenne. Molto meno. Ne sono sicuro e non vorrò mai saperlo. Mia amica, aveva detto mia amica c'ha 16, cioè scusa, 18,
di shot. E poi ha iniziato a parlare di con Lore, così, e poi ha guardato me dicendo: se volete anche per Lore c'è mia amica. E c'era sto coso strano, diciamo, stato. Il coso ancora più strano. C'è la conversazione, era strana di su. Sì, sì, ed è stato un bel momento, perché tutto ti aspetti, tranne che quando vai a mangiare pesce incontri trans. Beh, più o meno, un te lo aspetti. Vabbè, dai, stavano per andare a lavorare. Sì, tra l'altro la zona era quella. Vabbè, abbiamo perso 6-0, vabbè. Però è stato bello raccontare la storia, finalmente, delle tre trans. Tre uomini e una gamba. Le altre erano donne. Un po' dell'est, ma c'erano. C'erano, c'erano. Tre uomini e una terza gamba, probabilmente, quello sicuro. Sì, anche. Non so se le altre due erano operate, ma la terza c'era sicuro. Anche perché, ovviamente, io non capisco questa cosa, forse lo fanno apposta. Si vestono volontariamente attillate per far vedere, guarda che c'ho il pacco ancora, perché non ci sono spiegazioni. E non ti hanno chiamato Yoshim? Perché Yoshim, Dante? No, questa non la so. Io credo di averla capita. È praticamente un aneddoto che ha raccontato Yotobi sul suo canale. E praticamente mentre era a questo ristorante di sushi, uno lo ferma dicendo: ma tu sei Yoshim? Ah, no, me la son persa questa di Yotobi. Ah, no! Anche lui, magari è lo stesso ristorante. Perché tanto lui è di Torino, Tanto è di Torino e dintorni. Sì, sì. Abita. Oddio, non lo so bene dove, non lo posso dire perché poi lo andate a cercare. Però tutti so dove abita. Sì, il gatto ora sta anche a Torino, il perché hanno aperto. Viene a Torino per andare da Karin. Sì, hanno l'ufficio. Allora, non vorrei dire Corso Francia perché mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio, però più o meno ho capito anche dove è l'ufficio. Grande assist. Beh, io Karim ho avuto una mezza situazione strana con articoli, robe scritte. Usa revolver. Ci ho mezzo discusso. Non vi sto a spiegare il mio lavoro perché non mi va di parlare del mio lavoro. Però col mio lavoro ho conosciuto anche Karim. Oltre a altra gente. E con Karim c'è stato un momento. È una brava persona. Di strana. No, beh, sì. Assolutamente sì. Ci siamo incontrati poi al coso di dei Nirkiop, al film, alla prima dei Nirkiop, abbiamo parlato anche al Torino Comics, poi ci siamo rincontrati. Sì, non è quello che dici: ah, lo chiamo al telefono e parliamo. No, quello è Marco Merino, però no, a parte tutto però abbiamo avuto modo di incontrarci. Anzi, io spero prima o poi di riuscire a chiacchierare in live con Marco qui. No, sarebbe veramente... Però adesso è impicciato con Twitch, con la faccenda Milano, eccetera. Però, anche perché sono dell'opinione che sia una di quelle persone che... Mondorius! È un facchiasso, però penso che sia una persona molto intelligente. Aspetta, cos'è che ha scritto? Col tuo lavoro come se non si sa già dal nick. Perché? Cosa intuisci dal mio nick? Cosa... non si intuisce niente al mio nick. Scappa. No, nessuno intuisce mai nulla dal mio nick, quindi non puoi, credo. Sì, anzi, pensano tutt'altro. Lavora allo zoo, nel senso del giardino comunale di Torino. Non capite niente. È quella la allo cosa. Zoom, in realtà, però per non scrivere Zoom, lui scrive zoo. Sì, sì. Così almeno. Sì. Allo zoo comunale. È furbo, in realtà... perché lui è furbo. Sì, infatti. Mondorius, adesso mi ha messo così il dubbio, voglio sapere. Fa il porno star, dice Nardox. No! Più o meno, è quasi animal, categoria animal, evidentemente. Insieme a Kuma. Vaffanculo. Vaffanculo, veramente. Ecco. Adesso leggo e vediamo un po'. Io te conosco, come fai a conoscermi? No, adesso mi prende a male. C'ho le persone che mi conoscono e non so perché. Cioè, no, bisogna vedere che gli devi dei soldi. Dici, raccontaci. questa è Twitch verità. Ah, di solito sì. Di solito è per quello. Di tanto in tanto, quando succede. Di solito devo soldi a qualcuno. Di solito è così. Grande Mondorius, beh, allora
Guarda, se è come penso io, bravo. Bravo. Però, dire niente a nessuno. Dire niente a nessuno. Anche perché sennò ci troviamo le ammiratrici, stolide ammiratrici che vanno... già le ho in giro. Poi dopo diventa invivibile la sua vita. Deve cambiare casa. Sì, popolarità così proprio. Mamma mia. E io esco di casa, devo firmare... autografi. Infatti vedi quanto sono ricco e tutto, che mi sono messo a far Twitch. Hai visto? Sì. 60 centesimi all'anno. Escluse le tasse del di sì. Twitch, allora, se ci siete, che ne so, le 12. Se ci siete, sì. Ah no, tu Doc non l'hai. No. Non l'ho qui, eh? No, pensavo a The Seat, però siamo solo tre. No, vorrei. No, anche perché tra poco devo uscire, te l'ho detto. Sì. No, ma. La mia lezione. Madonna. Nuova lezione, so già che si vedrà il film di Romeo e Giulietta in inglese. Che schifo. Io lo guardavo alle medie. Cosa fai di. In lingua originale. E io faccio. Al momento. Lingue e letterature moderne. Anche quella di Giulietta era originale come lingua? Ah, merda. Probabilmente sì. Anche se lì è strana perché è ambientata a Verona, però parlano in inglese. È strana qualcosa. Ci siamo ci conosciamo da anni? Se siamo visti ai raduni, ma veramente? Avevamo un'amica molto stretta in comune, non dico altro. No, ma sono curiosissimo, Mondorius. Dimmi il tuo nome almeno. Magari ti conosco e non lo so. Ti dirò chi sei. Ti prego. No, vabbè. Ti ho almeno, che ne so. Cioè, tu mi hai detto che ci siamo conosciuti ai raduni. Ah, ecco perché. Non è per il mio nickname, perché mi ha già visto. Madonna, ma cosa. Caramba. Ok. A volte ritorno. No. Vabbè, ma che cazzo di partite stiamo facendo, raga? Che ne so, siamo lì contrammogliati. Ma vince lo sport. Ci stanno a apri come una cozza. Poi stai guardando due ore di nulla dal punto di vista di talento. Sì, veramente. Però dai, due chiacchiere. No, ma quello, vabbè, che avete, dai, amico, 4 a 1, quello che avete appena visto non è mai successo. Mm-hmm. Dobbiamo metterci sui giochi che sappiamo giocare. Revolver. Ecco. Andiamo sul desktop, ragazzi. Vabbè, ormai io ho posto il joypad, giocano loro. Pinball. Neanche. Unanismo competitivo, ecco. Io avevo giochi ancora più belli di pinball, pinball e quelle robe lì. Io giocavo con Paint e voi direte, ma anch'io lo facevo, sì. Ma io disegnavo il campo da calcio, e a me del calcio non mi è fatto un cazzo. Era l'unica cosa che riuscivo a disegnare con Paint. E facevo finta di giocare a calcio. Che persona triste e povera che ero. Non potevo permettermi. Felice. Infanzia bella. Ho lasciato il violino negli altri pantaloni. Una delle ammiratrici sono io solo per Kuma. Nardox diceva, scusa, non ti ho letto prima perché eravate tutti e due blu, pensavo di averlo letto. Vabbè, un gol l'abbiamo fatto, meno quello. Sì. Abbiamo fatto poi un altro, quindi va bene. Oddio. Sciopero, mi fermo. Sì. Oh, non dovevo facere il joypad lì. Adesso sono curioso, Mondorius, voglio sapere di più. Dimmi di più. Che figo. Cioè è figo, ma per una questione che, sai, il mondo è piccolo, la gente mormora, Venezia è bella ma non ci vivrei. Bello sto gol però, eh. Ha fatto la spudata così, okay. Togli il vibratore quando fai live, Black. Sì, hai ragione. Black, come stai? Ho visto che... Toglilo, ma non di si dice da dove. Dai, ne proviamo a fare un'ultima bella, però andiamo al menu principale. Questa gente non la voglio incontrare. Black, come stai? Aspetta. Ah no, 35. Come va GTA? Ti faccio una domanda bellissima, perché io... non ho avuto proprio un bel rapporto con GTA in questi giorni. Ti sei perso un vocale, arrivo subito. Ok, ti sei perso una live di ignoranza. Yeah. Ma Rocket Lab Labs, l'installazione è completata del driver. Sì. E mo? E mo, so cazzi. Se giochi e basta, sono a posto.
Simona, Mondorius, aspetta! Sei di Roma, Mondorius? Ho capito cosa stai dicendo. Forse ho capito chi sei, se sei di Roma ho capito chi sei. E che te devo di... che te devo di qualcosa? No, 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 però avrei capito in base a, all'amica di Roma, ho capito. No, che cosa ho fatto? Non lo so, io so solo che mi trovo all'altra porta. Eh sì, oh, ho capito che... ma dai, veramente! E come ci sei arrivato qua? Fammi capire. Ma è vero, ci siamo incontrati a Radude, è vero, è vero, è vero. Oh, Cristo! Oh, cavolo. E tu usi il cavolo, io chiamo direttamente il signore. No, continua ad andarmi a 10 FPS. Ma io non vorrei che tu debba reinstallare Overwatch. Ma se è una cosa che è saltata fuori dopo l'ultimo aggiornamento, potrebbe entrarci qualcosa. Magari sì, prova a disinstallare e reinstallare. A volte funziona. Mi dispiace, porca miseria. So cosa vuol dire, io ho dovuto reinstallare tutti i giochi praticamente, perché un giorno il PC fu così, dal nulla... Ah, non hai più nessun gioco, ti ho disinstallato tutto, che ti dispiace? No, figurati. Per carità, è sempre piacevole avere tutti i giochi disinstallati. Quindi ho visto il video e il tuo rage quit, sì, sì. Non è bello giocare con... ma lo sai anche tu, Black, come funziona. Molta gente su GTA è feccia, purtroppo è così. Ne abbiamo incontrata tante in sessione. Purtroppo. Dai, 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 dai. Oddio. Fanculo. Ah, ci ho sperato fino alla fine. Dai, no, peccato. Vabbè. Oh, no. Oh, Cristo. Va bene, ma non ho tantissimo tempo per giocarci, ma neanch'io. GTA non va più bene per noi. Ci vuole veramente che tu giochi solo a GTA per giocare a GTA come vorrebbero loro. E mi dispiace perché comunque l'ultimo DLC mi sembra molto figo. Troverò il modo di giocarlo comunque, non l'ho ancora disinstallato il gioco, però non lo porterò in live, questo sicuro. Tanto a me di fare... follower facili, come avete visto, non sono mai riuscito, quindi non mi va. No, oddio, no, ho sbagliato. Lo spirito di Kuma ha preso me, mi è entrato dentro di me e è uscito poi fuori. E io stavo rischiando di fregarti il gol, perché non so se hai visto dove era il mio mezzo, ti stavo fregando il gol. Giravo a caso su Twitch, poi ti ho su Steam. Ma mi hai su Steam? Forse ecco perché il nome non mi risultava nuovo. La domanda è lecita, permettimelo, fammi fare un po' il follow grabber. L'hai messo il follow, come vero? Mondorius, l'hai messo il follow. Non ti devo chiamare per nome. Ecco. Se mi ricordo il nome. No, no, credo di sì, ma no. È la cosa più meschina che tu abbia mai detto. No, no, ma perché io credo di ricordarmi il nome che sia preciso e giusto ed è Domenico. Ho paura di sbagliarmi solo. No, Domenico. Sì, Domenico. No. Ho paura di sbagliarmi. Dentro di me. Suka. Oh, Mondorius. Ti chiamerò Mondorius, eh. Domenico, oddio, mi viene il dubbio, ma non per qualcosa, perché io i nomi, non so se è una malattia che con un nome preciso, però io tendo a dimenticarmi un secondo dopo che mi dicono ciao, com'è? Io mi chiamo Tizio, però poi io ti vedo di foto, per dire, no? Su Facebook, so che sei tu, cioè, nome, Domenico, mi viene quello in mente adesso, non so perché ho il dubbio. Dato 3-2, ragazzi. Sì, comunque sì. Sì, cosa? Sì, stiamo facendo una gran cosa, forse. Ma... si vola, 130! No, dove sto andando? Grande revolver! Grande revolver! Oh! Era tutto pianificato. No! Oh! Cosa giochi su Steam, tra l'altro?
Domenico, lo vedi? Ah, lo vedi? Non so perché avevo il dubbio. Non so perché avevo il dubbio, cavolo. Ma perché sono scemo io, ragazzi. No, ci siamo incontrati una vita fa. È per questo che tu hai capito dal mio nickname, perché non è capibile dal mio nickname. Adesso abbiamo creato un momento del... Ma che cosa vuol dire tutto ciò? Chi è lui? E perché continua a perdere? Perché siamo la squadra? Perché c'è uno un po' uno che è scarso e che non guida, non guida una macchina enorme. Ma soprattutto perché fa live e non è un pro? Perché c'è anche quella faccenda lì. Perché fa live e ha le braccia. E pur avendo barba e occhiali poi. Vabbè. Aia. Se continuiamo così, finisce che Revolver ci muore dalle risate. No, l'ultimo gol lo dobbiamo fare, dai. Sì, sì. Non possiamo fare, non possiamo, se andiamo in oddio, supplementari... Oddio, oddio no. Se andiamo in supplementari ci prende poi l'ansia, ve lo dico. Quindi facciamolo prima. L'emozione di quando mi trovo davanti alla porta con la palla. Ah, ah no. Oh, wow! Mamma mia, Doc, magico. Doc! Magico, con 4G, bro. Magichissimo. Mado! Caputtano! Sono incastrato tutto. Pure io. No! Oh! Oh, stanno pushando! Te stanno a far solo il fortino assediato, ragazzi. Mamma mia! E vabbè. No! Non so cosa succede. Basta! Ho detto basta! Parte in contropiede, attenzione. Il successo senza integrità è nulla. Ogni ora di ogni giorno. Sì, l'uomo di oggi. Raga, siamo... Pushiamo di qua. Pusha via. In centro! Ci sono! Vai, Revolver! No! No, mi hanno spinto da dietro! No, supplementari, adesso è un casino. Colpa mia, ragazzi. Sto in porta. Ma no, ma perché sempre così? Che fa? Devo stare davanti perché adesso è arrivata pure la luce divina, mannaggia. No. Giustamente l'orario, il sole funziona così, la terra gira attorno a un sole. Non è vero perché la terra è piatta. Ah! Dio! Salvo. Stavolta con quella sforbiciata sono riuscito a cavarmela. Scusate se mi vedete muovere come Ray Charles, ma sto cercando di evitare la luce che mi prende nell'occhio. No! E vabbè, ci ha fatto un tiro della Madonna. Ah! Questo ci ha fatto un tiro della Madonna, tiè. Ok, no, niente. Tanto è arrivato l'orario in cui è invivibile la vita qua. Ok. Madò. Cosa è successo? Wow. Ma sono ancora... Ma è solo mezzogiorno e un quarto? Aspetta, andiamo al menu. Se è mezzogiorno e un quarto... Qualcosa da fare tutti all together, possiamo farlo, un altro gioco magari. Casomai fate il Revolver perché io adesso devo uscire. Ok, fammi pensare, che possiamo fare? Perché se volete cambiamo gioco. Vediamo un po', tanto facciamo un change di schermata per ora. Comunque, ragazzi in live, ragazzi in vocale, saluto tutti e a presto. Ciao Doc, alla prossima. Ciao Doc, ciao, io ragazzi. Sto schivando la luce, ciao, scusa. Ciao. Guarda che brutto. Guarda. Ma che brutto che so. È un peccato non abbiate continuato la web TV, ma posso dirti tutto... Vabbè. Nel senso che... Mi ha dato tanto la web TV, mi ha fatto migliorare parecchio anche a livello personale e riesco a fare una cosa del genere. Mi diverto anche un po' di più perché è un po' più il mio campo. Quella TV lì era una merda, fondamentalmente. Il programma no, ma la TV era una merda. Purtroppo... Posso dirlo,
che frega cazzi. For Music era una merda. Allora, l'ho detto. Allora, fammi fare una cosa. Disattiva, attiva, perché si era un po' rallentata. Allora, giochiamo un po' a Tekken. Revolver, sì, che dici? Sì. Così giochiamo, facciamo vedere come giochiamo bene. Allora, tutti quelli che vorrebbero giocare a Tekken con noi, hanno Tekken, eccetera, entrino pure. Tra l'altro Rocket League mi voleva fare un aggiornamento, il pezzo... Ah no, ok. Il pezzettino. Il pezzettino. Facciamo un po' di Tekken adesso, quindi cambierò il nome. Para 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 pa. Sì, dai, al massimo dipende anche da quanto, perché se siamo tante persone possiamo fare torneo, altrimenti stanza. Non credo arriveremo a essere tante persone. Madonna, la luce, che fastidio! Qui sta piovendo da tre giorni. Nardux, ti va di entrare a giocare con noi? Così. Si interrompe così sta canzone, ma che cazzo. Ci facciamo una stanzina fra di noi? Ma sì, dai. Senza andare in partita a caso, così. Almeno giochiamo un po' tutti insieme. Allora, lo chiamiamo... Sì, lo vorrei chiamare. No, non devi fare scrivere, ok. Kuma con il cuoricino. Magari gli arriva un messaggio nella mente e arriva, entra... mettiamo il limite vittorie, ma tanto per ora siamo io e te. Facciamo un Nina contro Dragunov a freddo proprio. Dai. Abbiamo anche entrambi il vestitino di Natale, per cui. Ma io invito anche sto Chris 84, non sa mai. Ah sì. Vengo tra poco. Va bene. Tra poco. Di per sé l'emittente era una merda, ma il programma ha raggiunto soglie di idiozia in alcuni punti che Mediaset negli anni 90 scansate proprio. Aveva il suo perché. Sì, Mondorius Domenico. Sì, giusto due partite, va bene. Io mi spammo. Aspetta. Non posso dirti cosa ha scritto Cree in chat su di te, ma ti ama molto. Sì, lo immaginavo. Aspetta che gli do il link, aspetta. Ok, vabbè, giocate voi perché io stavo scrivendo, quindi mi ha fatto passare avanti. Forse sì. Così. Dicevo, Mondorius si è visto il mio periodo TV. Tra l'altro dopo la TV ho fatto anche un po' di web radio TV. E anche radio. E adesso Twitch, che sinceramente... Ah, aspetta, magari vi faccio vedere il gioco, scusatemi. Scusatemi, non ho impostato il gioco in live. Ok, cambio schermata. Dicevo... Che... Madonna, qua giochiamo con i veri pro. Guardate qua, Vanquisher contro Vanquisher. Cioè hanno il grado di un detersivo fondamentalmente. Prova Vanquisher extra. Con lo gioco come va? Ma guarda bene, allora, le scimmie sono un po' particolari, però vabbè, no scherzo. Va bene, poi da gennaio ufficializzerò il tutto, facciamo così. Non specifico molto, ma a gennaio arriva il contratto. Quindi quando avrò il contratto non fuggirò più e lo dirò. Fino ad oggi non ho mai voluto dire cosa facevo nella vita in generale a molta gente perché... Perché no? Perché sono un umile di merda. Madonna. Solo pro in questa live.
Ok. Bravo Chris. Sì. Dacci sua. Oh, dacci sua non è un insulto, lo dico a... Alcuni potrebbero prenderla nel modo. Ragazzi, state vedendo uno degli incontri più... Sono bravi, loro sono bravi. Io ci proverò a gareggiare contro di loro, ma sono bravi. Ragazzi, devo riavviare il computer, quindi... Yeah, ha finito l'aggiornamento, ok. No, l'aggiornamento è già finito e non funziona. Però ho fatto un anti-malware e aggiorno per... Va bene, a proposito. Mandorius, tu... Io ti posso chiamare Domenico. Domenico, come... a cosa giochi su PC? Spamma? Perché? Queste cose? Beh, certo che spamma. Non vale. Cioè, non è che non vale, è che... No, ma è il suo modo di giocare, per questo lo conosco. Ah, ok. Vi amate particolarmente. No, ma io so chi è, perché lo batto praticamente sempre. Solo che lui continua a spammare, per questo rosica. Ah, ok. Perché lui dà per scontato che spammando vince, ecco perché. Beh, tocca a me allora, dai. Ci proviamo. Tanto ha detto che entrava in live, quindi, in caso. Sì, ma benvenuto, cioè. Un po'... aspetta. Se no poi non seleziono il personaggio e mi tocca giocare con Katsuya. Natale, ce l'ho. Un po' a tutto ultimamente non è uscito niente di stupendo, quindi mi sono rinchiuso con Isaac, madonna Isaac, veramente. Tocca giocare con Katsuya, eh? Nardux! Sì, infatti, non vorrei poi toglierti il primato. Isaac è tanta roba, lo porto in live spesso, Mondorius. Beh, spesso ultimamente no. Però, allora, di solito ci faccio qualche live notturna del sabato sera. O del venerdì sera, dipende. E poi ogni tanto l'ho portato anche di mattina. Io vorrei portarlo più spesso, soprattutto se c'è qualcuno che conosce bene Isaac, perché a me piace quando mi dicono: ah, guarda che secondo me dovresti fare così. Mi piace finché non diventa molesto, però mi piace come cosa. Eccomi. Ehi, ora vediamo qui. Oh, io sono scarico, quindi... Mi fa un interessante. Sì. Ok, vabbè, non importa questo perfect, perché mi... Come ho detto, sono scarico. Madonna, non gioco contro Carla da un bel po' e Alisa non me la ricordo più. Carla, no, torna! Hanno due stili completamente differenti. Questo è vero, però... Vabbè, Alisa, ho detto tutto. Io lo dirò sempre, Alisa secondo me è troppo rotta. Madonna, cosa sta succedendo? Ma Cristo. Oh! Va bene, palla al centro. Boh, mi continua ad andare. Si è alzato un po'. E 26 FPS, però sono sempre troppo forte. Ma in genere, cioè, ti va a 60. Ah, mi devo riscaldare bene. Dai, per... Purtroppo sono scarico. Film, ti dica. Stai prendendo delle mosse incredibili. Ti stai prendendo. Ho sbagliato, ma lo so, ma stavo giocando a Rocket League fino a poco fa.
No, no, ma io gioco meglio di così. Nessuno. Un altro che gioca Claudio. Chi? Dove e quando? GZ. Ma non è italiano. È un quinto kill. Vabbè, è entrato. Ho platinato Rebirth, After e sto platinando After Plus. Diciamo che mi piace parecchio, penso che solo su Dark Souls tutti e tre ho più ore intorno a 5.000. Minchia, buono, allora dai, in questi giorni, cos'è oggi? Giovedì? Dai, magari domani mattina ci facciamo un Isaac, che vi va? Così. Ma sì, dai. O magari oggi pomeriggio, se non sappiamo cosa fare. Non mi dispiacerebbe. È un po' che non ci giochiamo, perché ci gioco solo la sera, e la sera è un po' sprecato. Oggi pomeriggio piuttosto, magari si potrebbe fare anche oggi pomeriggio. Io c'ho una cosa che mi preoccupa, me le ricorderò le combo di Claudio? Ma che... Comunque gioco molto meglio di così. Lo volevo dire ai nuovi. Sì, sì, sì. Confermo. Ma a parte perché... ti fai punisciare facilmente, ma quello è un casino. No, ma è vero, è verissimo. Il problema è che... Il film dà il meglio di sé nei tornei. Il film dà il meglio di sé nei tornei. No, nei tornei no, perché passa troppo tempo, io mi scarico. Voi riuscite a tenere questo... talento... continuo. Bene, io bene. Ho bisogno di riscaldarmi parecchio. Lo vedete anche quando facciamo live di Tekken in ranked, eccetera. Se vado subito in ranked faccio schifo. Bravo, revolver. Mamma. Oh! Oh! Cosa ho visto? È un picchiaduro, va bene non essere forti, solo le donne sono forti. Non si sa per quale ragione Divina prende una tastiera e il joypad. Beh, noi conosciamo ragazze veramente brave su Tekken, tra cui salutiamola. Carla Cartacea con Alisa è devastante. Anche se a volte si fa battere facilmente. Ma è il problema di noi, di me e lei, cioè... Tutte e due... Cioè, voi cos'è? Molti di voi imparano le mosse seguendo una formula, no? E conoscendo anche i frame e tutto, è molto più facile poi farsi... riuscire a schivare una determinata mossa dell'avversario. Noi non abbiamo mai voluto... Io, per esempio, non ho mai guardato su YouTube mosse, cose. Ho cercato sempre di giocare... No, io l'ho guardata per avere il meglio, se devo dire la verità. No, ma io lo so che guardando mosse di altri impari veramente tanto. Carla ha usato sempre solo Alisa da quando a Tekken nella vita. E io di mio... È il mio primo anno in cui uso Nina, fondamentalmente. Non so perché il nick di questa visita mi sembra familiare. Chris, sì, ha giocato nel torneo con Carla. Sì, ma non posso parlare adesso. Babbo Dragon è bel carino, dai. Ma sì, dai. Poi, tanto tranquilli, ricordiamo che sono partite tanto per giocare, non dobbiamo vincere. Non dobbiamo vincere i mondiali. Ah, io i mondiali non li potrò mai fare, visto che gioco con tastiera. Questo ti fa onore. Eh sì, mi sento il migliore con tastiera, guarda, mi emoziona. Bravo, hai fatto bene a non alzarti, bravo. No, mi sono alzato. Sì, ma dopo. Il fatto che ha fatto un misstep. Ah, ok, no, mi è arrivato revolver, mi è arrivato dopo, revolver. Cavolo, pensavo che fosse quella volta. Ah, vabbè, dai, va bene. Oh, io e tu. Dai, magari riesco a riscaldarmi. E qua firma. Arrivo. Che porti sul canale di solito? Allora, la lista è lunga. Allora, intanto sotto nelle descrizioni c'è una tabella con la maggior parte dei giochi che ho portato fino ad oggi. Aspetta, facciamo passare lo spot di estate che se no non riesco a fare un discorso.
Ok, musica. Dicevo, cosa porto io di solito? Beh, allora abbiamo un Overwatch, abbiamo Tekken, abbiamo Rocket League, avevamo GTA fino all'altro giorno, abbiamo Isaac, poi cosa porto? PUBG, eccetera, li porterò più avanti perché purtroppo live gira troppo male. Voglio cercare di portare quelli che girano il meglio possibile in live. E per ora questi quattro sicuro. Film The Sit, la prima persona. Vedere Claudio, gentiluomo. La Madonna. Ti prepari. È la Madonna. E poi. Oddio. Li ho detti tutti. No, perché ce ne sono. Io porto un sacco di giochi. Ubisoft l'altro giorno mi ha regalato Assassin's Creed, abbiamo portato Assassin's Creed Origins, che porterò più avanti quando il PC sarà un po' più performante. Che bello! Anche io sono un po' arrugginato, Tim. Se non mi scaldo adesso non mi scaldo più, perché sennò passa troppo tempo, quindi lo dico. Ecco, e si è bloccato. Ah, okay, ok, ci sono. Cosa è successo? Si era bloccato, non so. Mi schiaffeggia. Ecco di sto colpo. Quanto può essere più bello il mio Claudio? Il mio No film. Parliamone. Cristo. Ragioniamo. Va bene così. Ma non credo che muori. Ok. No. Nope. Vieni qua, filmo. No! Ah! Brutta. Sì. Cavolo. Niente, non ti ha colpito. Madonna, bravo, bravo. Visto. Oggi è la giornata del non so giocare, comunque. Oh, ti decidi? Mi sembri Dragunov di come ti muovi, cazzo. Il problema è che non sono un Dragunov. No, mi sono mangiato la combo. Ho fatto... Cosa ho visto? Niente. Ci cascano tutti questa mossa. Counter incredibile. Film le imparati delle combo. Cavolo. Ciao Black. Grazie, grazie di essere passato. Ha troppo poco frame. Come? Tu cerchi di fare quella mossa e dopo fai delle mosse con poco frame. È facile da punire. Come dicevo prima, io la questione frame la calcolo fin pochissimo. Però sì. Ma te l'ho detto, devo giocare molto più spesso Tekken per essere molto meno imprevedibile. Evolve. Ce la farò prima o poi. No, film, non è così che funziona. Ma se non ti prepari le formule FF2 radice quadrata, non va bene. Bella, mi piace questa mappa. Però dovrebbero fare più arene così, secondo me. Con il pavimento che si distrugge. Non sono crashato, vero? No. Lo spero. Il
io vado con personaggi difficili perché mi piacciono e mi scima, quindi GG. E anzi, ora faccio anche una cosa. Ok. Ci sono, scusate, non sto leggendo la chat, spero qualcuno lo stia leggendo, ma è arrivato un messaggio importante, devo fare subito una cosa. Round one. Fight. Ah, non sto giocando io, ok. Revolver? Ah, okay. Nice. No, ti ho visto fermo. No, no, niente, niente. No, no, ho qualche problema col gamepad, ma niente di irreparabile. Io mi sono alzato quando potevo pararti con la mossa, ci sono rimasto male. No, mi sono mangiato la combo, nice. No, no, revolver, ti odio. Maledizione. È uscita proprio la mappa, quella che odio di più. Che scendo giù, ecco, i danni della madonna. No! No! Oh, revolver, revolver. Niente. No, lo vedi, non mi funziona il gamepad. Non era una mia impressione. Rip gamepad. Sì, praticamente i tasti sinistra. Ok, ci sono, scusatemi, eh. Non mi funzionano. Chiedo scusa a tutti quanti se non ho parlato fino adesso. Report film. Ma perché ovviamente adesso è l'orario del casino. Tra l'altro state sentendo suoni di Spotify di... Sì, perché praticamente non so gli altri che usano il gamepad come giocano, cioè se per muoversi utilizzano i tasti direzionali oppure la levetta. Io utilizzo i tasti direzionali. E praticamente il tasto di sinistra e in basso si sono un po' usurati, per cui faccio un po' fatica con le juggle. Ok. Ma questo era un po' di tempo. Infatti prima mi sono fermato come una banana. No, no, ragazzi, sento solo un vocale. Ok, ci sono. Mamma mia, che casino. Ok. Io direi fare ancora un paio e poi chiudiamo, così vado anche un po' a pranzo. Mamma mia. Ma sì, va. Ciao Jorak! Oh, Jorak.
Mannaggia, spunti sempre quando siamo per chiudere la live. Ancora un paio di partite facciamo. Come stai, Jorak? Mi sto rompendo i coglioni in ufficio, eh. Ulla, boom, boom. Yeah, madò. Madò. Tu non ti fermi, Jorak, per le vacanze natalizie? Hagrid. È arrivato Hagrid con Savior Paul. Ah, perché stiamo giocando contro Avoid in the Paddle. Ci sono arrivato dopo. Oh, contro Revolver, bello. L'ultima partita contro Revolver è perfetta, partita della live. Dai. Sì, lo so, Jorak. Allora faccio la domanda bruttissima in live. Cosa fate a Capodanno? Queste sono domande. È il motivo per cui io mi sono fermato un secondo qua a messaggiare. E beh, giusto. Organizzano un evento qui a tema Hogwarts. Quindi credo che Molto figo. Che sono un bel po' di gente. Molto figo. Mose! Scusa, tiro fuori la voce troppo alta, io so che ti fa sì. Mose! Ciao! Ciao Mose, ti dico già che domani o oggi pomeriggio, visto che anche Mondorius gioca Isaac, porterò un po' Isaac. Vediamo fra oggi pomeriggio e domani mattina, decideremo poi sul momento. Io le seghe, non so. Ah, vedi che però qualcuno che ammette che se le fa. Mi bloccherò come un maiale. Pochi lo ammettono, vedi. Ok. Lo vedi, non me la ricordo la buonina. No. Non so come chiudere l'ultimo colpo. Sei un muro, sei. Vabbè, Dagonov è un personaggio con pochi frame. Ha tutto poco frame, Dagonov. Quindi è abbastanza buono. Sì, si vede. Pochi frame? Ma stiamo scherzando, vero? È uno dei personaggi più lenti che vi potrà capitare di utilizzare. Madonna. Infatti G è il miglior giocatore di Tekken, lo gioca sempre. No, io di solito non lo che gioco. Lo gioca sempre non vuol dire che... Guarda, ci sono arrivato. È troppo prevedibile la mia Nina, non riesco contro Revolver, non ci riuscirò mai a batterlo. No, io invece contro Revolver è stata una bella partita. Vabbè. Prima, mi sono divertito. Ok, allora, io direi di chiuderla qui. Aspetta, che chiudo... chiudo Tekken così uscite tutti quanti perché sono una merda. Allora, scherzate, perché così non mi aspettate. Io vi ringrazio di essere passati e... È stata una mattinata molto carina. Mi ha fatto piacere che anche Mondorius, Mose sia passato, Jorak... Dante mi ha donato un euro. Mi ha insultato poco prima, però. Black. Quindi è stato molto carino come mattinata. Mi ha fatto piacere. Quindi io direi di fare un ride a Sugiro. Non un host, un ride a Pugbee. Perché l'altro giorno ci ha fatto un ride da 37 persone. Siccome noi siamo pezzenti, 37 persone non ne abbiamo. Però non importa, perché 9 persone le voglio lì, tutte davanti
Ah, scrive. Allora, dovete entrare. Entrare nel suo... Io lo so che mi insulterà tantissimo. Dovete entrare nel suo canale. Adesso farò partire il raid. Accetterete. E scrivere tutti insieme culo, culo, culo. Lui capirà. Su, nella chat. No, culo no. Aspetta, troviamo un qualcosa di meno... scriviamo velcro. Tutti insieme velcro, velcro, velcro. Dai. Così lui capirà, ok? Quindi, io... vi ringrazio, raid per PugB e a domani, no anzi oggi pomeriggio alle 17, ciao ciao. Ah aspetta, no dovete accettare, scusate, dovete accettare, vero? Quindi accettate, finché non accetterete tutti quanti, 7, 6, 7, 6, 7, manca, 7 rider, dai che finisce il tempo, dai dai. Dovete entrare nella live e scrivere tutti insieme velcro. Lui capirà. Ci proviamo a fargli un raid come si deve. Una volta. Ci proviamo. Io invece gli scrivo un'altra cosa. L'importante è che non siano insulti. No. È una bravissima persona, uno dei pochi su Twitch Italia che è meritevole. Ok, sta finendo il tempo. Siamo 9 rider, madonna. Chris, grazie, grazie. Sì, abbiamo chiuso la live, non è crashato, ovvio che sto chiedendo la live, stiamo facendo un raid. Grazie per il follow comunque, Chris. Va bene, parte